Salve a tutti, cari amici. Diciamo, sto pre-registrando questo video perché ne ho la possibilità. Comunque, sono qui per la presentazione del fine settimana sportivo che è imminente, ci attende, a cavallo proprio anche con no, il super ponte, diciamo, di ogni santi. Ecco, adesso arriva il contributo dell'intervista pre-registrata da me e Johnny Sport appunto sul weekend. Buon ascolto a tutti. Un attimo che la regia manda il contributo. Vediamo un po'. Scusate l'attesa. Adesso. Regia, siamo pronti? Siamo pronti, buon ascolto. Amici, in fase di registrazione per la presentazione del prossimo fine settimana sportivo locale Tranese, in nostra compagnia sta Johnny Deluxe. Ciao a tutti. Allora, ci veniva la memoria di Sandini dell'anno scorso, Luca Franchini, Santini, Luca Sandini, tutti i santi. tutti sanno. Vabbè, passiamo alle cose serie. Allora, calcio maschile, eccellenza pugliese, siamo arrivati alla nona giornata di andata. La presentazione delle partite la fa come le farà per gli altri campionati, Gianni. Sì, San Severo Vigortrani si giocherà il 3-11 ore 14:30. Poi di seguito ci sarà Vieste San Marco, Barletta, Porti Saltamura, Corato Calcio Miceglie, Dechi Calcio Otranto, Gallipolo Audace Barletta, Ugendo Ortanova e Moppetta Calcio con Martina Calcio. La classifica in riferimento a, diciamo, le formazioni di San Severo e Vigortrani sono appaiate rispettivamente all'ultimo posto il San Severo con 6 punti e la Vigortrani, ricordiamo poi dei 3 punti Di penalizzazione, è sesta con 14 punti. Quindi è un impegno che non è né probante né sotto gamba, però andranno a giocarsi la loro partita. Parlano di tutto per portare a casa qualche punticino. sarà difficile vincere, però Qualche punticino almeno si un può punticino. portare, si può mettere in cassaporte. Poi passiamo al calcio in rosa femminile, Serie C, girone D, campionato che si sta sviluppando nella sua quinta giornata di andata. Sì, allora la nostra Puglia Trani si recherà in quella di Free Sul campo Girls, sul delle. campo della Free Girls, alle 6 del 3 novembre, ore 14:30. Poi di seguito abbiamo Pomigliano Pescara, Ludo Schiesi, Real Bellante Catanzaro, Roma 14º Dream Team, Salendo Women Aprilia Racing Club, Sicula Alleanza Sant'Egidio. Allora, questa invece è partita che vede due formazioni, quelle delle Free Girls e della Puglia, praticamente hanno entrambe 3 punti per differenza reti, però diciamo è la meno peggio, le Free Girls, decima e dodicesima la Puglia, sembra appunto come ho detto a 3. Poi si passa adesso Alla pallacanestro. alla pallacanestro maschile, dove ricordiamo che quest'anno abbiamo, come l'anno scorso, il campionato di Serie C Silver, girone unico, che è giunto alla sua quinta giornata, sia la Fortitudo che la Fratelli Lotti New Juve Trani, dove prima che tu presenti le partite andiamo a dare come diritto di cronaca la notizia che, almeno so semplicemente che è stata posticipata,
Guariana tra Fortitudo Trani e Dino Basket Brindisi al 20 novembre alle ore 20. Poi ovviamente la società, anzi le società sicuramente sui loro social media spiegheranno un po' le motivazioni per questo. Perché di questo orario? Hanno posticipato la partita. Bene, ed ora detto questo, le altre gare. Sì, Messagne, Limat, Nuova Matteotti Corato, la scuola di BK Lecce Monopoli. Aprile a Bari, Adria Bari, Virtus Molfetta, Fortitudo Trani, come detto prima, e Dino Basket Brindisi. Passiamo alla classifica. No, qui ci sono altre tre partite. Sì, Santa Rita, Aspi, Santa Rita, Taranto, Fratelli Lotti, New Juve Trani. Questa invece si giocherà il 2 novembre, ore 18. Poi Rosito Caffè Barletta, Diamond Poggia, città di Cerignola Bari. E proseguiamo con la classifica. Graduatoria dove, diciamo, se si fosse giocata Fortitudo Dinamo Brindisi, diciamo la Fortitudo comunque dodicesima in classifica a quota 2 punti, la Dinamo Brindisi è quinta a quota 6, mentre per quanto riguarda la gara che invece si giocherà, ovvero quella tra Aspi, Santa Rita, Taranto, Fratelli Lotti, New Juve Trani, abbiamo praticamente il Taranto, c'è cioè il Taranto a quota 0 punti 14esima, la Fratelli Lotti New Juve Trani 11esima a quota 2 punti. Quindi anche questa dovrebbe essere una gara abbastanza equilibrata. Speriamo sempre di ricordiamo, almeno se la memoria recente non mi inganna, la Fratelli Lotti New Juve Trani reduce dalla prima vittoria stagionale tra le mura amiche, credo 91-81. All'estate ora non mi viene in mente. Comunque, sicuramente il Taranto vorrà sbloccare il suo tabellino in classifica, però la Juve Trani non morderà di sicuro, nonostante una pessima classifica. Cioè, nel senso, nonostante una formazione molto molto giovane, andrà lì comunque per tentare tutto per tutto. Di portare a casa il qualche punticino. No, nel basket sono 0-2. Di portare a casa il premio finale. 0-2, premio finale. Bene, alla fine poi passiamo alla pallavolo femminile, dove la nostra Lavinia Group Volley Adriatica Trani è nel campionato di Serie B2 femminile, girone I, che è giunta alla sua terza giornata di andata. Sì, giocherà dopo che ricordiamo nello scorso weekend le tranesi hanno vinto 3-1 in casa la prima tra le mura amiche del Palazzo. Andiamo con le partite appunto della terza giornata. Quindi abbiamo detto Luci, Lavinia Group Trani si giocherà il 3 novembre ore 18 in quel di Luci. Poi abbiamo Castellammare, Napoli e Castellaneta, Mannoppello Battipagliese, Mesagne e Occhida Volley, poi Molinari Napoli Benevento, nove Luci, Lavinia Trani, l'abbiamo detto, poi Spineto Paglia con Spina Aurea. Poi abbiamo San Salvatore Nuova. La classifica per la sfida della nostra Lavinia Adriatica Trani. Allora abbiamo praticamente il Noci che è capolista, anche se dopo tre giornate comunque il Noci che ha fatto 2-2, la nostra invece
La nostra Lavinia Gruppo Adriatica Trani è settima a quota 3 punti. Il Noci, che non so se ti ricordi, l'anno scorso ha fatto proprio un campionato straordinario in quello Eccellente. no, di Eccellenza, questo No, parlavo eccellente, un campionato eccellente. eccellente in Serie Serie C. C. Io qua lo stavo dicendo. Però, come dire, poi C'è da dire che l'Adriatica Volley, cioè, è il primo approccio con sì, la Serie la Serie B2. B2. C'è anche da considerare che le ragazze si devono ambientare alla categoria. Sì, abbiamo di fatti appunto Adriatica per il volley in un campionato tutto nuovo per lei. La Fortitudo, la Juve Trani, anche per loro un nuovo campionato. E quindi sarà da vedere fino alla fine. Che altro possiamo dire? Che comunque si sa, all'inizio della stagione bisogna incominciare a trovare un po', A mettere diciamo, a posto a mettere a un po' posto di tasselli, un po' di a tasselli, trovare la sinfonia giusta del gruppo, diciamo che del essendo quintetto. praticamente a novembre, quindi c'è almeno un mese e mezzo di campionato, poi prima della sosta. Ovviamente il punto fermo di tutte le squadre in generale, oltre di quelle di Trani, è di fare più punti possibili. Quindi speriamo che magari la Fortitudo, che avrà tra virgolette che ha avuto questa settimana di riposo, le possa essere servito per presentarsi poi Scusatemi, al prossimo appuntamento, eh sì, che credo dovrebbe essere fuori fuori casa, casa, fuori casa. al meglio, visto che insomma la Fortitudo ha perso 3 gare di Tre gare di fila, fila, insomma. perciò ho detto prima, siamo ai primi approcci della categoria, finché Come? insomma, si mettono a posto tutti i tasselli. E possiamo dire che Buon lavoro a no, tutti. noi ci ripresenteremo per parlare dei Dei risultati a risultati, fine sia di settimana, Trani di Trani di quindi dalle voci di Johnny Sport. Johnny Sport e Nicola Deluxe, noi concludiamo qui. Ricordiamo che questa registrazione fatta. Appunto, noi ci abbiamo scherzato, ma siamo nel periodo qua di tutti i santi, registrando questo giorno dal 31 ottobre, Vigilare. ma pubblicando domani, primo novembre. Auguriamo a tutti. No, Auguriamo che il fine settimana in generale sia in positivo. dicevo, auguriamo, siccome domani è tutti i santi, auguri a tutti i santi. Eh sì, Eh diciamo, sì. a chi è venuto prima di noi. Perché domani si va per commemorare i nostri cari, dei punti. Che altro dire? Ci sentiamo Alla prossima, alla alla fine prossima. settimana, Dobbiamo fare il riassunto inizio inizio settimana settimana prossima. prossima. Saluto a tutti. Arrivederci, saluto a tutti. Bene, grazie, spero questo, insomma, dopo un po' di tempo di distanza, di inattività, quando appunto si riprende c'è sempre qualche difficoltà nell'esprimersi. Comunque, spero vi sia piaciuta l'intervista, siamo più o meno sul quarto d'ora di tempo, io vi saluto. Vi do l'appuntamento ai primi giorni della settimana prossima per fare appunto il resoconto, diciamo, di queste partite calcio, basket e volley maschile e femminile, sia delle nostre squadre, ovviamente anche dell'altro circondario regionale. Bene, di nuovo saluti a tutti e alla prossima. Ciao!